sento abbastanza bene in questa mia nuova condizione e senza poter sbagliare posso dire realmente di aver raggiunto lo scopo della mia vita. Ecco, sì, diciamo pure lo scopo, il fine, ciò per cui tutto è vissuto. Ho capito. Senta, noi sappiamo che lei sta cercando la propria interiorità, sta ricercando se stesso e per questo ha svolto un viaggio in India. Ci racconti. L'avventura è chiamata, ho appunto pubblicato un opuscolo, un book, nel quale racconto il mio viaggio in India come l'anima persa, ora rivissuta e ripresa. Certo che ti riprendi, storia. Ho capito. E niente, in questo libro si racconta appunto delle nostre anime che prima o poi arrivano tutte al male. Ho capito. E toccando il male toccano l'odio e quindi l'amore. Perché noi sappiamo per infiniti si toccano. Direi che il fine della mia ricerca è stato, in un primo momento era la ricerca dell'ego dell'anima. L'ego, l'essere, io, da Ade. Capiamo. Io Adei, da un greco latinizzato un po' stronzo. Dopodiché fu la ricerca dell'anima persa, l'anima per cui l'amore non conta niente, l'anima che pur già essendo stata menzionata nell'ancor più divina commedia dell'ancor più divino signor Dante in Alighieri, figlio di Alighiero Alighieri, non so se si è capito, comunque fa lo stesso. Beh, io ci tengo a dirle una cosa, caro signore, l'anima in se stessa non è niente, non esiste, non è cuore e vita. È una forma ectoplasma, una forma non ben definita,